Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 2 luglio. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Beh, intanto ancora una eco rispetto allo scoop che abbiamo fatto su Quarta Repubblica, cioè l'audio di quel giudice che sostanzialmente ha detto: ho fatto una sentenza, ho contribuito a fare una sentenza che era una porcheria, un plotone di esecuzione. Dubbi ovviamente non ce ne sono rispetto a quello che ha detto il magistrato, dubbi ci possono essere rispetto a un magistrato che, devo dire la verità, avrebbe avuto la possibilità di, non so, astenersi, votare contro, non firmare quella sentenza, se ne possono dire di tutti i colori, ma questo è nel merito, diciamo, di un magistrato che ha sentito il peso dell'errore, della giustizia che ha commesso. Sarebbe stato meglio che non l'avesse commessa quella ingiustizia, ma il punto dei giornali è ovviamente molto diverso, e cioè è l'attacco a coloro, il sottoscritto ad esempio, che hanno tirato fuori questa notizia che mi sembrava tutto sommato piuttosto rilevante. Il più incredibile di tutti, come sempre, è Travaglio, il cui diciamo collaboratore, cioè se la prende con me perché sono un impiegato di Mediaset, apro una parentesi e chiudo la parentesi, dal 30 giugno non sono più un impiegato di Mediaset, magari lo sarò nei prossimi giorni, ma l'ha proprio scritto nel giorno in cui mi è scaduto il contratto da Mediaset, quindi in questa fase direi che sono in un limbo, non sono né impiegato di Mediaset né impiegato, sono impiegato di me stesso, vostro, della zuppa, posso dire anche come faccio prima, liberamente, che ha fattualmente detto una stronzata a Travaglio, come spesso le dice, ma comunque non è questo il punto, perché anche Travaglio, per esempio, è incredibile come il suo editorialista del Fatto Quotidiano sia esattamente il magistrato che in Cassazione è stato il presidente che ha condannato Berlusconi, cioè un dipendente di un collaboratore, come lo sono io peraltro, di Travaglio, è il giudice che ha condannato Berlusconi e viene a rompere le balle a me sul fatto che sono presidente, ma oggi è impiegato, altro che presidente, scusate il lapsus freudiano. La cosa divertente, divertentissima, riguarda le pulci che gli fa Sansonetti, perché siccome Travaglio non studia, nonostante lui abbia sempre questa arietta un po' da primo della classe, ma fidanco nel suo mestiere, cioè nel codice di procedura penale che dovrebbe avere qua nella testa, io penso che lui abbia due neuroni con il codice in mezzo e spesso i due neuroni non si contattano proprio perché c'è questo codice, questo preservativo giudiziario in mezzo ai suoi due unici neuroni, che quindi neanche combattono perché sono uno da una parte e uno dall'altra, non si è reso conto che ha detto ieri una serie di scemenze mostruose, continua a dirle sul suo giornale, per esempio che Berlusconi aveva ritirato il ricorso e non sa, toc toc, che Berlusconi non ha ritirato il ricorso, ovviamente siccome è stato eletto europarlamentare, ovviamente siccome ha fatto 4 anni e ha scontato la pena di 4 anni, ovviamente è stato riabilitato, che senso aveva continuare il ricorso sul fatto che la legge Severino che gli aveva impedito di essere parlamentare aveva avuto un effetto retroattivo contra legge, non ha continuato a fare quel ricorso. Il ricorso invece sulla bontà di quella sentenza, cioè sulla sua assoluta assurdità per cui Berlusconi è stato condannato, poteva essere condannato per tante altre cose forse, non lo so, ma non certo per una sentenza come quella scritta da questi giudici, da questi magistrati, e dice fantastico, oggi fa una piccola lezioncina Sansonetti a Travaglio, cari amici Travaglio leggetevela, in cui spiega che non è neanche vero questa minchiata della prescrizione, perché hanno fatto una sentenza in 24 ore, 31 Camera di Consiglio, 1 agosto sentenza, dicendo ah, perché se no sarebbe stato prescritto, non sarebbe stato prescritto, si sarebbe stato prescritto il 25 settembre una tranche e la seconda tranche l'anno dopo, bastando una tranche per condannarlo penalmente, non è che tanto l'hanno condannato per una inezia rispetto a tutte le imposte da lui pagate, ma queste cose a Travaglio non gliele puoi far capire. L'ultima minoranza, l'ultima minchiata della banda Berlusconi, dice là il malato, che servirebbe per i traffici per il governo di larghe intese e imprese. Beh, su questo secondo me invece devo dire che Travaglio ha abbastanza ragione, cioè Berlusconi un po' più potabile sarebbe forse un po' più giustificabile, ma se Travaglio vivesse nel mondo degli esseri normali per un governo rispetto al condannato, ma Travaglio sappiamo perfettamente che vive nel mondo degli anormali, dei grillini della prima ora, non di quelli ragionevoli che pure ci sono, perché tra tanti parlamentari non si può negare che ce ne siano molti di ragionevoli. Sallusti, beh, insomma,
Il titolo del giornale è che è andato a vedere che fine hanno fatto i giudici che hanno condannato Berlusconi. Tutti promossi! Io mi ricordo perfettamente che il procuratore che condannò, che chiese la condanna a 7 anni di Berlusconi, che peraltro era un condannatore della linea di magistratura indipendente, quindi di destra, centrodestra, fu subito promosso da Orlando, capo degli affari giudiziari, non so come cacchio si chiamasse quella roba lì al ministero, perché qua tutti al ministero godono come dei ricci, se vanno al ministero guadagnano più soldi, si fanno vedere al ministro, cioè questa è la banda dei nostri magistrati, diciamo, di vertice. Poi ci sono anche magistrati ovviamente normali. Straordinaria la storia dei magistrati e di Berlusconi, diciamo che ha un risvolto politico. Oggi Carmelo Lo Papa intervista Berlusconi e ahimè, e Berlusconi che cosa dice? Pronti a entrare al governo con una nuova maggioranza? Io queste cose qua mi fanno piangere, lo dico piuttosto serenamente, perché mi fanno piangere, perché entrare in un governo con una nuova maggioranza, io non riesco a capire che cosa voglia dire, caro Presidente Berlusconi, cioè entrare al governo con una nuova maggioranza per fare cosa? Questo io vorrei sentire. Il Presidente Berlusconi vuol prendere la sua enorme pattuglia di Forza Italia contro il parere della Lega, contro il parere della Meloni per fare un grande governo col Partito Democratico e lasciando, spero, da una parte il Movimento 5 Stelle, cioè qual è l'idea? La vorrei capire per fare che cosa? Per ridurre le tasse, per semplificare gli appalti, tutte cose che il PD oggi non fa fare o al Movimento 5 Stelle, cioè entrare in maggioranza serve a zero in un paese normale. Se andasse a elezioni, vincesse sto centrodestra e cercasse di governare decentemente senza dividersi come sta facendo oggi, addirittura anche sul MES, per cui alcuni sono d'accordo, altri no. Beh, ecco, se io faccio delle critiche a Berlusconi sull'entrata in maggioranza, perché semplicemente non capisco per fare cosa, se mi dicessero per fare cosa magari potrei essere anche un pochino più, no? Per capire che cosa. Entriamo in maggioranza e facciamo la flat tax, perfetto, fatelo subito, anche con Barabba, cioè se voi avete questo mandato, domani mattina io dico complimenti, applauso a chiunque entri a fare questa roba qua, entriamo in maggioranza e cancelliamo il codice degli appalti, nel senso che facciamo 15 opere pubbliche decise con un commissario, le indicate le 15, boom, un bel file di Excel con le 15 opere pubbliche, entriamo in maggioranza solo se mettiamo 15 commissari con nomi e cognomi per queste 15 opere pubbliche, basta, sto parlando di peanuts, pochissime cose, flat tax, opere pubbliche, sarei d'accordo, fateli entrare al governo, governate anche con Giuda Iscariota, ma secondo me entrare in maggioranza, detto così genericamente, insomma è un po' una confusione. Nel frattempo il governo, se questi sono una confusione, quelli del centrodestra, non è che sono una confusione, sono nel bordello più totale. Sugli appalti non si sono messi d'accordo, il Corriere della Sera dice dopo il condono edilizio è stato rinviato anche il Consiglio dei Ministri sugli appalti perché non si sono messi d'accordo sulle opere da assegnare a gara. La Gronda per esempio la mettiamo in gara o la mettiamo ad appalto? La maglie Leuca la facciamo rifare o non la facciamo rifare? Insomma stanno litigando sulle singole, capito, marchette di cose da fare. Questo è un paese morto, un paese che ancora ci porterà a scuola con le mascherine, un paese per cui devi avere ieri vai in via Monte Napoleone, la più importante via di Milano, il centro dello shopping mondiale, entri da Cova, che era il posto, il tempio della bellezza, della ricchezza, che fa bene a una città, e questi che te fanno lo scanner e ti mettono 1,5 metri di distanza l'uno dall'altro, 3 persone massimo al bancone. Il colpa non è di Cova, Cova è straordinaria, sapete qual è la colpa? La colpa è di questo governo di merda che non ci troverà mai questi protocolli sanitari per i quali ancora siamo lì che pensiamo che stiamo morendo. Lo vedete questa bellissima camicia blu? Ve lo dico con orgoglio, Keaton, il lusso italiano, ve lo posso dire, Keaton si deve spendere, dobbiamo riuscire a fare qualche cosa nella vita, perché sennò noi senza lusso, senza turisti, senza bar, senza Cova, siamo morti, morti che camminano, non abbiamo più le fabbriche di un tempo che producono gli spilli, no? Se perdiamo il lusso perdiamo tutto, evviva Keaton, evviva Cova, evviva via Monte Napoleone, evviva la Maserati, evviva la Lamborghini. L'altro giorno ho sentito l'amministratore delegato della Lamborghini che mi ha detto che in realtà le cose stanno andando abbastanza bene, sono felice, perché l'Italia è fatta di questa grandissima artigianato che ha delle filiere lunghissime, vabbè, è inutile che ci attacchiamo pippe tra di noi che lo sappiamo, ritorna l'idea di Conte di abbattere l'IVA a quelli che pagano con
come si chiama, i pagamenti elettronici. Vabbè, a me non è neanche che mi dispiace, mettiamo l'IVA con i pagamenti elettronici, ma il punto è un altro. È stupendo, oggi lo racconta il giornale, come due generali della Guardia di Finanza abbiano spiegato sul giornale, due esponenti della Guardia di Finanza abbiano raccontato sul giornale della Guardia di Finanza di come sia totalmente inutile la caccia al contante che è partita dal 1° luglio. Perché da una parte pensi che devi fare i pagamenti elettronici, benissimo, dall'altra penalizzi il mondo, da una parte dici devi fare gli appalti e dall'altra ti inventi, l'ho letto oggi sul Sole 24 Ore, vi giuro, sapete qual è l'idea di questo governo per semplificare? La cosa per semplificare gli appalti pubblici oggi sul Sole 24 Ore è quello di punire gli impiegati pubblici per il reato di inerzia, mettiamola così, cioè se non ci mettono il tempo necessario per approvare gli appalti loro pagano dazio. Ma voi ci credete a un'amministrazione pubblica per cui si mettono dei termini perentori e si sanzionano coloro che non li rispettano? Io no. La soluzione non è mettere nuove leggi, non è inventarsi nuovi reati, non è punire quelli che non fanno le cose in tempo, cosa che io li prenderei a calci nel culo. Non è questo il punto. Il punto è semplificare, rendere meno le carte da fare, meno le autorizzazioni da chiedere, meno i certificati da dare, fidarsi degli imprenditori e degli appaltatori, non pensare che siamo tutti ladri, non legiferare sulla patologia pensando che le persone siano normali, ma non invece mantenere tutte le regole e con queste regole impossibili, spesso con le prove diaboliche, come dice oggi il Sole 24 Ore, reato di inerzia per i dipendenti pubblici, in questo caso poveracci, che devono semplicemente rispettare milioni di leggi incomprensibili e spesso in contrasto tra di loro che devono fare. Ricordatevi, i termini perentori sui reati di inerzia diventeranno come il codice dei contribuenti. Lettera morta. Lo statuto dei contribuenti c'è, ci sono delle cose bellissime, ma quanto vale? Zero. La stessa cosa il rischio di inerzia che pagherebbero gli dipendenti pubblici. Lite tra Conte e Zinga, ormai lo sanno tutti, Cappellini ce lo racconta bene sulla Repubblica. Flop, bonus, vacanze, beh, questa invece è una cosa che avevamo detto in tutti i modi. Bonus, vacanze fatto con l'ISEE è una di quelle cose che l'ha detto Bobo Bocca 1000 volte, presidente della Federalberti, serve a nulla, perché continuiamo a dire il turismo che serve non è quello dei 500 euro degli italiani, con tutto il rispetto, è quello del turismo internazionale che è morto, non solo per colpa italiana, anche per colpa italiana, ma di un'Europa folle che apre alla Cina e non all'America. E su questo della Cina io vorrei ritornare, perché la questione di Hong Kong è una cosa incredibile, perché è totale assenza di attenzione, non dei giornali per la verità che oggi ne parlano diffusamente. Michele Sin oggi ci spiega e fa toc toc Conte, Di Maio, ma che fine avete fatto? Cioè, vi scandalizzate per tutto, abbiamo rotto i coglioni. E la Boldrini, io dico la Boldrini, quella che si mette in ginocchio per Black Lives Matter, quella là, quella signora lì, perché l'onorevole Boldrini non si mette in ginocchio per i 370 persone ingiustamente arrestate ieri solo perché manifestavano per la libertà a Hong Kong? Perché non ci si mette in ginocchio per il fatto che è stato fatto un patto 23 anni fa con la Gran Bretagna e la comunità internazionale garante gli americani che l'Inghilterra avrebbe, che la legge, diciamo, delle libertà occidentali fosse mantenuta a Hong Kong? I cinesi se ne sono fottuti. Ma vi rendete conto che c'è un'occupazione militare di Hong Kong e ci stiamo tutti girando dall'altra parte? Poi possiamo anche dire con Realpolitik che vogliamo aprire una guerra oggi con la Cina? Forse no, però insomma far finta che il grande problema mondiale è un poliziotto che hanno giustamente arrestato perché ha ammazzato un afroamericano e il grande problema invece è geopolitico mondiale, forse è che la libertà in quella parte dell'Asia è pari a zero, ma noi ce ne sbattiamo le palle, va bene? Perché abbiamo gli interessi economici che sono diventati non più filoamericani ma filocinesi. Quindi oggi noi non abbiamo nessuna voglia di commentare le grandi cose cinesi se non per le loro barbare attività. E il Foglio oggi ce lo racconta, ma ce lo racconta anche Mattia Feltri, perché ieri l'ambasciata cinese, l'ambasciatore italiano in Cina, è riuscito a fare un Twitter condannando l'utilizzo e i maltrattamenti degli animali domestici che si fa in Cina. Riguardava, come vi posso dire, il mercato della carne di cane, che è una tradizione orribile, ma che qualcuno di voi può comprendere bene solo se vive in Cina, dell'utilizzo della carne di cane. Forse nel futuro ci diranno: pezza, tu mangiavate anche, non so, come si chiama, i conigli in Europa. Ognuno ha le sue tradizioni, non voglio entrare nel merito di quello, ma io voglio entrare nel merito dell'ambasciata italiana che non ha meglio da fare, ce lo spiega il Foglio, ce lo spiega Mattia Feltri, che condannare la carne, il mercato della carne del cane a
Hong Kong, in Cina, nel giorno stesso in cui venivano violati tutti i diritti di libertà nei confronti dei manifestanti hongkonghini. Questi sono matti, cioè è più importante il genere, è più importante l'animale, è più importante l'omofobia della basica libertà individuale ottocentesca per cui si manifesta e si esprime liberamente la parola. Ma questo glielo devi spiegare a qualche politicamente corretto della nostra ambasciata. Complimenti, yes, number one. Franco Cardini, straordinario, oggi sul Quotidiano Nazionale ci spiega che cazzata che fa un paese che rinuncia alle sue sagre, che sono le sagre delle città e che sono, come dice, il paese che perde l'anima. Se perdi il Palio di Siena, perdi l'anima di questo paese. Sembra di stare tutti a Detroit. Siena non è Detroit, Siena non è Minnesota, Siena non è Tampa, porca puttana, non solo perché è bella, non solo perché ha i suoi palazzi, non solo perché ha le sue strade, i suoi ciottolati, ma anche perché c'è il suo palio di Siena. Ma se noi pensiamo di rinunciare a queste stronzate, a queste robe, per queste stronzate continue, innegabili della paura che ci siamo messi per gli assembramenti, saremo un paese che morirà. Per fortuna che questo, spero che nel passato l'inerzia e l'oblio nostro faccia sì che ci si dimentichi questa paura mostruosa che il governo ci ha messo, e non solo questo governo, diciamo il grande potere dittatoriale della paura che non ha confini. Trump ce lo spiega Kerry. Noi abbiamo preso il non indimenticabile messaggio vicepresidente, ex segretario di Stato americano e oggi uomo della campagna di Biden, che ci dice delle cose fondamentali all'apertura della stampa. E sapete che ci dice oggi Kerry sulla stampa, all'apertura della stampa mentre succede tutto il casino, che noi abbiamo gestito il caso Covid. Grazie, grazie caro Kerry, che ci spieghi che l'Italia ha gestito bene il caso Covid, probabilmente non ha ben presente che cosa è successo in Italia sul caso Covid, ma va benissimo. Ringraziamo il segretario di Stato americano che ci spiega anche che Trump, che cos'è? Adesso ve lo dico, disastro Trump, quindi che cosa volete che succeda? Se noi abbiamo oggi tutti i giornali italiani che continuano, i giornali, il Corriere della Sera, che c'è un paio di giorni che ci dice che addirittura Trump si ritira dalle elezioni, che i sondaggi sono un flop, poi abbiamo Kerry, insomma una grandissima campagna democratica nei confronti di Biden. Sono molto contento che questo sta avvenendo in Italia perché quell'orrendo puzzone di Trump fa orrore a tutti quanti, lo dico ironicamente, però insomma è una di quelle robe che ti fa sempre pensare come la stampa italiana sia, voglio dire, equilibrata a fasi alterne, ma non equilibrata, io sono la persona meno equilibrata del mondo, ma proprio non dia, cioè Trump è quella roba là. Io mi immagino se il governatore Cuomo, che io, scusatemi, il governatore, l'ex sindaco Giuliani che ho intervistato a Quarta Repubblica, io immagino quanto, che è un consulente di Trump, beh insomma se un giornale italiano l'avesse intervistato gli avrebbero dato l'apertura della stampa, gli avrebbero dato l'apertura manco del giornale, perché forse anche noi non abbiamo il coraggio di dire alcune volte le cose come stanno, e cioè che la vecchia candidatura della Clinton sarebbe stato un disastro, molto più disastroso di quello che uno possa immaginare oggi con il senno di poi. Vi do un grande saluto e da ex impiegato, domani forse lo ritornerò di nuovo, speriamo, di Berlusconi, vi do appuntamento con la zuppa e il sito Nicola Porro più tardi.